risultato di 0-0, non siete riusciti a sbloccare la partita nonostante un buonissimo primo tempo, nella ripresa siete un po' calati, soprattutto dopo l'uscita di Cruciani c'erano diversi, tre per la precisione, tre titolari che erano assenti, per cui alla fine un po' di stanchezza ha pagato. Comunque uno 0-0 che non cambia nulla in testa alla classifica, la Casertana è sempre prima, le giornate adesso sono 8 al termine, siamo al 99% insomma, nella Serie C unica. Sì, ma diciamo a questo punto, ma già da 2-3 settimane la C non era in discussione, adesso noi cerchiamo comunque di arrivare primi in classifica, cerchiamo di arrivare lassù e magari soltanto per la matematica ci manca, però il nostro obiettivo penso è pressoché raggiunto. Oggi contro una pari classe nostra abbiamo giocato solo noi, il Teramo è una squadra fortissima, penso che non hanno avuto neanche un calcio d'angolo, cioè il che la dice lunga sulla partita, cioè che il primo tempo abbiamo dominato nonostante i 5 assenze e due giocatori che in settimana, Idde e Cucinella, avevano una febbre e si sono ripresi all'ultimo, quindi normale, secondo tempo siamo calati un po' tutti, parecchi giocatori non giocavano da tempo, Cruciani si è infortunato, quindi è normale che subentra la stanchezza e subentra anche che psicologicamente come è successo le ultime due partite, abbiamo perso male gli ultimi minuti e abbiamo un po' rischiato di meno ed abbia finita così. Il Teramo intanto era venuto qui per giocarsi la propria gara, mister Vivarini ha cambiato dal 4-2-3-1 a un 4-4-2 schierando i due attaccanti Dimas e Bucchi, che poi hanno combinato poco contro la difesa rossoblu. Appunto, cioè, il Teramo è venuto a farsi la partita come noi abbiamo fatto la nostra partita. Penso che appunto avremmo sicuramente meritato noi, ripeto, il Teramo soltanto qualche tiro dalla distanza ha provato a inserire Fumagalli, ma niente di che, quindi un po' di rammarico per il pareggio, però comunque per essere fatto abbiamo pareggiato con la prima della classe come noi, quindi va bene così. Caserta ancora una volta ha risposto alla grande, 5.000 e oltre spettatori che vi hanno incitato insistentemente. Diciamo, lo dice una persona che De Caserta conosce vita, morte e miracolo, quindi vi voglio solo ringraziare per l'ennesima prova di vicinanza alle nostre maglie. Domenica, un'altra gara difficile, si va a Foggia, che il Foggia ha perso. Sono belle gare, noi andiamo un po' più tranquilli, loro se le ultime 5 partite ne hanno perse 4, quindi tutte squadre che vedi l'Arzanese e il Gavorrano comunque vincono, sono partite non scritte, quindi c'è da lottare sempre.